Ok, allora, KVM. Io questa sera farò un'introduzione perché KVM merita almeno una settimana di lavoro. È una cosa molto molto complessa. Più o meno ho messo giù i punti. KVM Hypervisor, Virt Manager, Lead Virt, migrazione, come si installa KVM, il bridging, il NAT e Virsh. Adesso man mano vi spiegherò cosa sono tutte queste varie componenti. Alcune sono più importanti di altre. Allora, KVM sta per Kernel Based Virtual Machine, ok? È una soluzione di piena virtualizzazione. Poi io vi spiegherò cosa vuol dire piena virtualizzazione, perché c'è anche un altro tipo di virtualizzazione che vedremo dopo, anzi che sfioreremo solo perché tanto non ci interessa. Cosa significa? Che tutte le parti che vengono, tutte le parti vengono virtualizzate, quindi dal bus, dallo SCSI, dal disco IDE al CD-ROM, tutto quanto viene virtualizzato. Viene virtualizzato, attenzione, con naturalmente le periferiche più comuni, cioè. Per intenderci, la scheda video voi troverete solo quattro modelli che sono i quattro più diffusi in assoluto. Per cui una macchina virtuale non avrà sicuramente il problema di avere la scheda grafica Nvidia piuttosto che ATI o cose di questo genere. Ci sono i driver principali. In cosa consiste KVM? KVM consiste in un modulo kvm.ko che può essere caricato, kernel modulare. Voi sapete che il kernel modulare si differenzia dal kernel statico perché io posso caricare runtime i moduli di kernel. Questo significa non riavviare le macchine. Cioè, i kernel fissi hanno bisogno di essere riavviati perché non riescono a caricare delle cose runtime. Invece il kernel modulare ha questa parte, ormai sono secoli che è così. Quindi kvm.ko che fornisce il core della struttura e poi ci sono i due moduli Intel o AMD. KVM-intel.ko, KVM-md.ko. Queste cose sono dettagli che possono interessare o no, cioè nel funzionamento non ve ne frega niente. Allora, KVM si possono far funzionare macchine Windows o Linux e ogni virtual machine ha il proprio hardware, rete, disco, scheda grafica, chiusi, cioè non vengono condivisi con altre macchine, ok? Io posso avere su un host. Allora, attenzione, il sistema fisico dove le macchine virtuali girano hanno diversi nomi. Può essere chiamato host, può essere chiamato hypervisor. Per cui se mi sentirete dire hypervisor host, significa che è la macchina su cui sta lavorando KVM e su cui le virtual machine stanno funzionando. Le virtual machine si chiamano o virtual machine o guest, ospiti. Ok? Quindi ogni macchina virtuale ha la sua rete, ha il suo disco, ha la sua scheda grafica, che anche se sono parte dello stesso hardware, ma non vengono assolutamente condivise. Questo è, si riprende il punto primo di piena virtualizzazione, cioè non c'è nulla di condiviso, è tutto privato della macchina. Ultimamente, però anche qua è una parentesi che vi faccio, più VMware lo sta facendo che KVM, VMware è l'altro, è il competitor a pagamento, ha una soluzione che si chiama di ballooning, cioè quando un dato viene gestito da tante macchine, cioè se tante macchine hanno lo stesso dato, lui se ne accorge e cioè, lo tiene solo una volta, quindi non fa tante copie, ok? Quindi, diciamo, migliora l'utilizzo della memoria utilizzando questo processo che si chiama di ballooning, per cui va a vedere all'interno delle varie virtual machine se c'è un dato che è uguale per tutte le macchine, come i binari di Windows piuttosto che i binari di Linux, o insomma, se c'è una cosa uguale da tutte le parti, lui la tiene una volta sola. Non diventa un dato condiviso in questo modo. Ma c'è proprio un processo che si chiama ballooning, cioè è una roba proprio molto più complessa.
la virtualizzazione è stata inserita nella versione 2.6.20 del kernel di Linux. Da lì in poi è possibile utilizzare KVM. KVM è open source. Allora, vabbè. Allora, come vedete, hardware, cioè questi sono gli strati, no? Dal basso verso l'alto. Hardware significa proprio il ferro, quindi il PC. Hypervisor, Virtual Machine Monitor, è la parte di software che si occupa di virtualizzare l'hardware, ok? In mezzo c'è KVM e QEMU e sopra ci sono le Virtual Machine Guest, quindi le Virtual Machine, e all'interno delle Virtual Machine c'è lo User Space, così come nell'Hypervisor c'è lo User Space. Per intenderci, facendo un paragone con VirtualBox, ok? Voi avete VirtualBox che è il virtualizzatore, però avete, che ne so io, Thunderbird aperto dall'altra parte, ok? Quindi quello è user space del vostro hypervisor, mentre VirtualBox all'interno ha, sarebbe l'equivalente di QEMU KVM, e dentro ha i guest, quindi le varie virtual machine. Quindi è lo stesso concetto per tutti i virtualizzatori, non solo di KVM. Tutti i virtualizzatori hanno questo tipo di schema. Che sistemi operativi posso supportare? La lista è enorme, per cui a questo link ci sono tutte le versioni di Windows, tutte le versioni di Linux, di BSD, di Solaris, Minix, QNX, Android, eccetera, perché ce ne sono tante altre, che vengono supportate come macchine virtuali che possono funzionare sopra KVM. Ma non Mac? Non Mac. Vabbè, anche perché Virt Manager. Allora, Virt Manager è un'applicazione desktop scritta in Python che serve per amministrare il KVM. Attenzione, Virt Manager non amministra solo KVM, amministra anche Xen. Questa cosa io non l'ho scritta, ma e è la versione grafica, ok? Quindi per chi non ha dimestichezza, non ha voglia di diventare matto con il Virsh che vedremo dopo, la versione grafica, cioè che ci fa vedere intanto come è impostato l'hypervisor, quindi l'infrastruttura, quali sono le reti, quali sono i dischi, come è stato configurato, eccetera eccetera, in maniera grafica abbastanza veloce, e soprattutto posso poi avere una console col VNC che è già embedded all'interno del Virtual Manager, Virtual Machine Manager. Quindi se io apro la macchina virtuale posso avere la console della macchina. Le console su KVM sono due, una è VNC, grafica intendo, una è VNC e una è Spice. Io vi consiglio Spice, usate Spice perché è nettamente migliore. Intanto è molto più performante, ma soprattutto redirige le USB molto meglio del VNC. Cioè se io per esempio, ho a schermo intero lo Spice attivo, io appena inserisco un'interfaccia USB, non viene intercettata dall'hypervisor, ma viene mandata direttamente sulla macchina virtuale. Ma è tutto configurabile naturalmente. Scusa una domanda, ma ti prendo VNC per vedere ogni singola macchina? O ti fa vedere nella schermata che è questa, ok? Questa è il Virt Manager. Io ho le varie virtual machine. Se io la evidenzio e clicco su Open, mi si apre una nuova finestra. Dopo bootstrappo una macchina Linux e ve la faccio vedere. Mi si apre un'altra finestra dove sulla sinistra avrò, cioè cliccando sul tab di sinistra avrò il desktop della macchina, sul tab di destra ho la lista dell'hardware. Ok? Ecco, attenzione, su qualunque modifica viene fatta a livello di hardware sulle virtual machine KVM, non può venire a caldo, cioè anche se tolgo faccio una cosa che al sistema operativo potrebbe essere fatta tranquillamente a caldo, tipo aumentare le CPU,
non si può fare, bisogna per forza spegnere le macchine. KVM, perché? C'è un perché. Perché c'è la versione commerciale di KVM, di Red Hat, che è simile, però permette di fare queste cose. Altrimenti non avrebbe più senso avere la versione commerciale. Vi ho messo questa schermata per farvi vedere una cosa. Dove vedete i triangolini con gli IP address, vedete? C'è il primo che ha un IP address, il secondo che ha localhost e il terzo che ha my hypervisor. Questo cosa significa? Il concetto di avere... Allora, localhost significa la macchina dove io sto lavorando. Ok? Quindi se questo qui è il mio PC, questo è il mio localhost, questo è il mio hypervisor. Però la virtualizzazione, la parte forte della virtualizzazione è quella di avere altre macchine qua di fianco, ok? Dove io ho la stessa versione di hypervisor e le macchine, se questa macchina si spegne, tutte le macchine virtuali che risiedono all'interno di questo hypervisor vengono spostate sulle altre macchine. Sto anticipando il concetto di migrazione, che è quella che poi vedremo più avanti. Quindi cosa significa? Che se io ho una serie di macchine che sono solo server, quindi che sono solo hypervisor, e io ho un PC in un'altra stanza che è collegato con queste tre macchine, ok, io tramite IP posso amministrare col virtual manager da remoto la farm che ho qui. È chiaro il concetto? Cioè io ho i server in sala macchine, ho installato KVM, virtualizzatore, l'ho configurato eccetera eccetera funzionante, poi io dall'ufficio col virtual manager do l'IP in SSH delle tre macchine e mi importo automaticamente tutti gli hypervisor. È chiaro? Questo concetto è un po' complicato, eh? Però è la base della virtualizzazione, cioè il fatto che la virtualizzazione abbia preso così tanto piede non è tanto perché puoi virtualizzare dei desktop, ma perché tu in una farm, quindi in una sala dati, non hai più bisogno di avere soluzioni di cluster, ma puoi avere 10 server, li faccio diventare dei hypervisor, ok? Quindi ci virtualizzo dentro le macchine e in caso di fault hardware di una macchina, tutte le macchine, senza spegnersi, si spostano su un altro nodo. Quindi l'utente non si accorge di niente. Tutte le macchine che sono all'interno di questa macchina qui si spostano, vengono automaticamente spostate sulle altre macchine. Chiaro? Adesso poi vi spiego anche un po' meglio, insomma, cercherò di fare più avanti, fare un po' più chiarezza su questo fatto. Ecco, l'IVIRT è una componente, del KVM, è una API. Allora, io non l'ho tradotta perché quella che vedete sotto, dove c'è il link, è la definizione per eccellenza di l'IVIRT. È una API. La troverete non solo in KVM, ma anche in QEMU singola, in XEN, VirtualBox e VMware. SX e Workstation. SX è la versione a pagamento, Workstation è la versione freeware. L'IVIRT è quella API che si occupa di tradurre tutta la parte storage dell'hypervisor verso le macchine virtuali con i protocolli AIDE, SCSI, USB, Fibre Channel, iSCSI, Network File System e File System. Ok? Chi si occupa di tradurre, cioè di far vedere alle macchine virtuali la parte di storage, è questo signore qua che si chiama LibVirt. Ma non è, attenzione, LibVirt non è solo di KVM, LibVirt viene utilizzato anche da gli altri virtualizzatori. Quelli che vedete, LXC e OpenVZ, era quello che dicevo prima, sono i container, che è un altro tipo di virtualizzazione. I container sono delle macchine virtuali, ma che condividono il kernel dell'hypervisor. Sentirete parlare dei container in OpenStack, nel cloud. Ok, Docker, perfetto. Quindi LXC sono i container che utilizza Red Hat per Docker. Quindi i container sono delle virtualizzazioni, però l'hardware non è singolo per ogni macchina, ma è condiviso, quindi utilizzerà lo stesso kernel, eccetera, eccetera. L'utilizzo è di solito è sviluppo oppure
il concetto di container è stato introdotto alcuni anni addietro su alcuni Unix, quando praticamente si passava di versione, cioè la versione del sistema operativo andava oltre, andava avanti, ma gli applicativi erano su una versione più vecchia. E allora, piuttosto che rimanere indietro con l'hardware e col sistema operativo, allora si sono fatti dei container per cui il cliente comprava l'hardware nuovo, installava il sistema operativo nuovo, ma poteva, grazie a dei container, quindi a delle mini bolle, far girare i vecchi applicativi su un container con una vecchia versione di sistema operativo. Ok? Ok, la migrazione offline online è quello che vi dicevo prima. Io o spengo la macchina, questo è il nodo 1, questo è il nodo 2, quello è il nodo 3. Spengo la macchina virtuale sul mio nodo, l'accendo sul nodo 2. Questa è la migrazione offline, cioè quindi la spengo e l'accendo. La migrazione online invece significa che io gli dico a macchina accesa, tasto destro, gli dico migra, vai sul nodo 2, vai sul nodo 1. Lui prende proprio la porzione di RAM, la congela per un attimo, anzi prima la porta di là, prima fa una copia dall'altra parte, sull'altro hypervisor, dopodiché per un attimo la congela e la sposta definitivamente di là, sposta i processi dall'altra parte. L'utente non si accorgerà di niente, avrà un minimo di freeze, ma che non si accorgerà neanche di quello che sta succedendo. È chiaro? Questa si chiama migrazione in italiano, in inglese viene definita migration. Sì, so, io l'ho tradotta proprio papale, ma... Sì, ma forse quello di aver aperto il computer non è... Scusa? Cioè, quando parli di nodo, cioè sono tipo due computer diversi? Sì, allora... Due computer collegati? Tu tieni conto che un server non è altro che un PC più carrozzato, ok? Il concetto è lo stesso, perché quando io dico nodo dico un x86, che sia un portatile, che sia un Raspberry, che sia un ProLiant, che sia un server, nodo significa una macchina con un sistema operativo, come si dice, customizzato per essere un hypervisor, quindi io installo, non so, un Linux minimale con tutta la suite KVM, senza desktop, senza nient'altro, solo KVM. Quindi nodo significa hypervisor. Cioè, l'ospitante. Portatile con l'hypervisor. Sì. Portatile con l'hypervisor in rete. Sì. Posso dire migra da uno. Sì. Sì. È molto importante il discorso della rete, dopo ve lo spiegherò meglio, nel senso che le macchine devono condividere. Dopo ci torniamo qua. Devono condividere lo storage. In qualche modo. Ok? Server fisico. Io ho uno switch di rete. Magari ho uno storage in escasi, ok? Io i dischi li faccio vedere a tutti i nodi, o in NFS li esporto a tutti i nodi. È chiaro? Cioè, qualunque sia la tecnologia, o in FiberZone, qualunque sia la tecnologia che vado a utilizzare, devo condividere il disco su tutti i nodi, ok? O i dischi su tutti i nodi. Una domanda. Questa è l'impostazione classica, quindi server storage, ma adesso ci sono anche soluzioni iperconvergenti, giusto? Quindi soluzioni che non hanno bisogno dello storage, lo condividono. Beh, in qualche posto devi metterci il dato. Non puoi farlo sul nodo, non puoi avere il singolo nodo. Allora, quindi vederli come puoi avere i dischi del tuo nodo, cioè i dischi interni del tuo nodo, che fanno parte di un pool condiviso. Ma questa cosa su KVM non si può fare. Si può fare sulla versione commerciale di Red Hat. Devi avere la Red Hat Storage Server, che costa un fracco di soldi. VMware l'ha implementato, ma devi avere almeno un SSD. Cioè ogni server fisico deve avere dischi scasi e almeno un SSD, altrimenti non si può fare. Ma è una cosa dell'ultimo anno, Non è una cosa recente. La questa soluzione è il punto debole, lo storage. Se tu vuoi avere appunto più nodi per essere sicuro che ti va giù un nodo, le macchine. Dipende dallo storage. Ci sono storage, se voi guardate su YouTube c'era una vecchia pubblicità di HP di uno storage di altissima gamma, si chiama XP, che fa vedere che è collegato un'applicazione web e c'è uno che gli spara dentro, proprio lo attraversa con un proiettile. E non succede niente.
quindi dipende dallo storage. Se tu prendi dei dischi singoli JBOD, quindi e ogni disco viene fatto vedere così in maniera naturale, ovviamente se se ne si rompe uno hai perso tutto. Ci sono degli storage con delle ridondanze, con dei RAID, con tutta una serie di precauzioni. Attenzione, io lì come storage non sto mettendo uno storage, sto mettendo lo storage, possono essere anche 5-6, si chiamano storage array network. Tu puoi avere 5-6-10 storage collegati a una serie di switch, rete o fibra che sia, quindi rame o fibra, fiber channel, iSCSI, quello che vuoi, tutte le tecnologie che vuoi, e saranno ridondate. Lì ad esempio lo switch ce n'è uno, ma di solito in un ambiente di critico ce ne sono almeno due di switch, chiaro? Cioè le interfacce vengono duplicate. Quindi l'importante requisiti per la migrazione, l'immagine storage della virtual machine deve essere visibile agli hypervisor in questione. Quindi la macchina 1, la virtual machine 1 che sta girando sul server fisico di sinistra deve essere acceduta anche dal server fisico 2 e dal server fisico 3. Chiaro? Altrimenti è impossibile, non riesce a migrarla. Cioè lui può spostare via rete quello che ha in RAM, ma quello che c'è sul disco deve vederlo, ok? L'hardware sorgente e la destinazione devono essere almeno sulla stessa subnet, cioè devono essere sulla stessa subnet una, ma minimo di solito se ne mettono due di subnet, cioè almeno due schede di rete, una scheda va su, non so, sull'erogazione della macchina virtuale e un'altra scheda di rete invece è dedicata solo al traffico tra gli hypervisor per fare lo scambio delle macchine, no? Minimo due, a volte se ne mettono anche 4, 5, 6, perché poi si fa il bonding fra di loro, cioè si aumenta l'affidabilità, no? Ok, cioè questo qui è il concetto per cui la virtualizzazione ha stravolto il mondo dell'IT, non perché posso crearmi la macchina virtuale gioco a casa, cioè VMware ha fatto i miliardi per questa roba qua, è chiaro? Perché ha stravolto completamente il modo di avere i server, invece di avere i server fisici e hai un tempo per avere l'alta affidabilità, quindi per avere un'applicazione che stesse in piedi e che avesse se avesse un problema fosse ridotto al minimo indispensabile, si facevano delle soluzioni di cluster, ok? Quindi c'erano dei software che facevano dei cluster, 2, 3, 4 nodi insieme, in modo che se uno si rompesse tutti gli altri si prendevano il carico e il lavoro. Con la virtualizzazione tutto questo, non tutto completamente, perché se io ho bisogno di una macchina fortemente carrozzata devo andare sul server fisico ancora, però ho risolto gran parte dei miei problemi intanto di numero di server, perché io con 4 hypervisor ben carrozzati ho eliminato magari 50 macchine, ok? E in più il problema della affidabilità, nel senso che le macchine migrando da un nodo all'altro posso anche sopportare il fatto che una macchina stia ferma 4 ore invece che un'ora, è chiaro? Se io ho la vendita di Amazon là sopra, se mi si fermava una macchina e stava giù 4 ore erano milioni che se ne andavano. Se lo switch dell'applicativo e del sistema operativo che gestisce la vendita avviene, cioè come si dice, avviene real time, io ho zero downtime, per cui per quanto possa costare questa soluzione io li spendo i soldi. Tornando indietro, è ovvio che la migrazione può venire allora, questo non è ovvio, tra AMD e Intel, cioè io posso avere un hypervisor AMD e un hypervisor Intel, ma l'importante è il numero dei bit, nel senso che 64 bit possono essere migrati solo su OSTA 64 bit, 32 invece ovunque si vuole. È una sottigliezza perché tanto ormai non ce l'ha più nessuno, però lo si dice eventualmente. Come installare KVM? Allora, è inutile che vi mettessi sistema operativo per sistema operativo, come si fa? Andate su Google, cercate auto install KVM Fedora 23, vi escono centinaia di auto, centinaia. L'ho fatto anch'io oggi, per cui
Naturalmente controlliamo che la CPU supporti l'abilitazione, quindi con quel comando io su, naturalmente KVM immagino che abbiate Linux in teoria e grep-c eccetera, quel comando lì, cioè va a vedere nel proxy più info il valore di quella roba lì. Se è 0 non è possibile, se è 1 è possibile ma va abilitato nel BIOS. Questa vabbè, ma è roba dell'anteguerra ormai, nel senso che si presuppone che siamo molto più avanti. Ecco, alcuni consigli è usare i kernel a 64 bit dove sia possibile. I kernel a 64 bit, l'ho spiegato sotto, un A-A, io magari lo dico, ma X86 64 significa che il kernel è 64 bit. Usare un kernel a 64 bit sull'host, quindi sull'hypervisor, è raccomandato, ma non è necessario. Può essere anche 32 bit. Per avere sistemi con più di 2 giga di RAM serve avere un kernel a 64 bit, però vi ragione di indirizzamento. Ok? Cioè il vecchio Windows che non supportava più di 2 giga di RAM, 4 giga se non mi ricordo, era per il fatto dei 64-32 bit. Oltre al fatto che nel 2032 i sistemi a 32 bit moriranno tutti. Sapete questo, no? Nel 2032, c'è una data precisa nel 2032 per cui i sistemi a 32 bit smetteranno di funzionare. Perché quando è stato inventato, eccetera, eccetera, è stato preso un numero immenso e da lì si è cominciato a contare in meno. Nel 2032 arriveremo a zero, per cui i sistemi a 32 bit non funzioneranno più. C'è gente che ci ha fatto le maglie, io ho la maglietta a casa, sta arrivando la vostra morte. Ok, va bene, poi un sistema a 64 bit può stare sia sistemi a 32 che 64, naturalmente 32 no. Con il comando egrep-c lm proxy più info potete sapere se la CPU è 64 bit. Quando installate i pacchetti, cioè quando fate la procedura che vi dà Google, non dimenticatevi il Virt Manager, perché non fa parte della suite KVM. In teoria negli how-to vi faranno installare anche il Bridge Utils. Ok? Adesso vi spiego cos'è. Al termine controllare che il vostro utente sia... Ah, ecco, questa è una cosa molto importante. Quando installate KVM, attenzione, perché non tutte le procedure aggiungono il vostro utente ai gruppi KVM e libvirt. User mod, meno G, ok, KVM e libvirt. Questo perché installerete il KVM col sudo, quindi da root, ma lo utilizzerete da utente e naturalmente, siccome è un sistema stupido, non capisce che l'utente deve avere la possibilità almeno di creare una virtual machine. E siccome lo storage che viene utilizzato di default è sotto var, lib, sar, eccetera, eccetera, che è di proprietà di root, il vostro utente non ci può scrivere. Per cui buon divertimento a configurarlo. È per quello che quando apri la, diciamo, l'interfaccia di Virt Manager ti dà errori. No, sì. Ti domanda la password di root. Sì, sì. Solo perché lui fa SSH all'hypervisor, anche se è se stesso. Ma adesso provo. Lui esegue, scusate, salto un po' avanti, lui esegue meno connect qemu due punti // system. Ok? E lo fa con l'SSH. Io sono aggiunto al gruppo di KVM adesso. E al gruppo di libvirt. Ah, anche il gruppo di libvirt. Ok. Andiamo avanti. Allora, la parte di networking, io non vi ho fatto degli esempi pratici di come si crea una macchina virtuale, perché è tutto abbastanza semplice. Però sul networking vi ho fatto due slide apposta, perché so che spesso si trova i problemi qua, cioè non si capisce la differenza fra cosa vuol dire bridge, cosa vuol dire NAT, cosa vuol dire host only, adesso non mi ricordo le varie, insomma ci sono delle varie
delle varie opzioni che si possono scegliere quando si va a settare la rete nella macchina virtuale. Allora, bridge significa ponte, quindi il concetto è quello, non fa altro che creare un ponte tra la scheda di rete della macchina virtuale verso la scheda di rete fisica dell'host. Ok? Quindi, se io gli dico che la mia ETH0 della macchina virtuale è in bridge con l'ETH0 dell'hypervisor e io ho il cavo di... scusate, e io sono connesso in wifi, quando tiro sulla macchina virtuale la macchina non va in rete. Chiaro? Perché lui si aspetta, se ha il DHCP attivo per esempio, si aspetta che qualcuno gli dia un indirizzo IP, ma dall'ETH0, non dal wifi. È chiaro? Allora, io è come se collegassi proprio fisicamente la macchina virtuale a una scheda di rete. È come se io la collegassi fisicamente alla scheda di rete del mio PC. Del mio wifi. Sì, come se, cioè, il mio è un paragone che sto facendo, per cui io creo una macchina virtuale, gli do un'interfaccia di rete, ok? Seleziono l'opzione bridge, dico fammi un bridge e lui ti chiede su quale interfaccia, perché non ti fa fare un bridge così, e ti proporrà le varie interfacce, la LO per esempio, che è la localhost, cioè la loopback, scusami, che è la 127.0.0.1. Se hai il rame, quindi la presa dietro all'ETH0 o E3, insomma, il nome dell'interfaccia fisica, oppure ti proporrà la VLAN0, che è il wifi. Chiaro? Quindi tu farai un bridge, farai un ponte tra la macchina virtuale e la tua scheda wifi, per esempio. Quando tu accendi la macchina virtuale, attivi questa interfaccia. L'hypervisor non farà nulla, semplicemente tu sei proprio in ponte con la scheda di rete, per cui se tu sei collegato in wifi e il tuo router ha un DHCP server eccetera eccetera, la macchina virtuale non farà che altro che presentare il suo MAC address al router. Il client DHCP client dirà: ho bisogno di un indirizzo IP, me ne dai uno? L'hypervisor non farà nulla, farà semplicemente da ponte, quindi non interverrà nella negoziazione, nell'handshake di rete. Ok, quindi però occhio, perché bisogna installare il pacchetto Bridge Utils, ma ve lo troverete nei pacchetti che servono come dipendenza. Quindi se usate il bridge, occhio ad andare su la LAN fisica, la wireless. Se avete il DHCP, usate il DHCP. Se non avete il DHCP perché l'avete, non so, usate degli indirizzi IP fissi, sappiate che dovrete configurare l'IP fisso sulla macchina virtuale, no? Adesso non so quanti a casa lo abbiano, però qualcuno può averlo. Ok, quindi questo è il concetto di bridge. Quando vedete bridge, così anche in VirtualBox, in tutti i virtualizzatori, quando si parla di bridge, si parla di un collegamento diretto tra la macchina virtuale e la scheda fisica della macchina, dell'hypervisor. Ma di default, se non faccio niente... Di default vi dà questo. Mi fa il bridge, no? No, vi dà questo. Ah, ok. Vi dà questo, vi dà il NAT. Esatto, in Network Address Translator. Allora, il NAT è ovunque. A casa vostra tutti avete un NAT. Il router che vi dà Telecom, Fastweb, eccetera, eccetera, vi fa un NAT. Nel senso, allora, il concetto è questo. Il router si collega al provider e a chi ha la fortuna ha un IP address fisso. 82 punto qualcosa. Ok? Chi non ha questa fortuna ha un IP dinamico, ma sempre pubblico, una rete pubblica 82.17.23. Questo è cioè lato sopra il router c'è questo IP, quindi voi sarete nel mondo, sia che vi collegate con questo, sia che vi collegate col telefono, che vi collegate con qualunque apparecchiatura in casa vostra, il mondo vi vedrà con questo IP. Ok? Io però dal router in giù devo collegare il telefono, devo collegare il portatile, devo collegare il PC. E come faccio? Gli IP fissi, gli IP, come sapete, nel IPv4 sono limitati, per cui non è che possono darvi degli IP così. Ecco che entra in funzione il NAT. Quindi
al sotto il router ci sarà una rete privata. Le reti private sono 192.168, 10.000, 172 che però è per la loopback e la 172.17 mi pare, una classe A, una classe B e una classe C. Di solito avete 192.168 che è quella che con barra 24, quindi 255.255.255.0 vi permette 255 indirizzi nella rete. Ora, questo IP pubblico 82 punto qualcosa e questo IP 192.168 sono due classi diverse. È chiaro? Ecco che cosa fa questo signore. Lui vi traduce verso l'esterno e dall'esterno vi traduce verso l'interno. Questo è quello che succede sul vostro router di casa. La stessa cosa avviene nel virtualizzatore. L'hypervisor, se voi stabilite di utilizzare il NAT, cosa fa? Crea una rete dentro l'hypervisor, se ci sono più hypervisor, comune a tutti gli hypervisor. Questa rete viene bridgiata con chi ha un gateway, il wifi, l'Ethernet dietro, cioè chi mi manda verso l'esterno, chi ha un'uscita verso l'esterno, un gateway significa porta di uscita, chi mi fa uscire verso l'esterno? Il wifi, la rete posteriore, un altro tipo di connessione di rete, non gliene frega niente. Quindi perché vi mette questo di default? Perché voi mettendo questo di default siete sicuri che andrete fuori su internet. Se poi vi trovate in un ambiente più complesso per cui avete, non so, delle VLAN, delle sottoreti, che ne so, cose diverse, allora il NAT comincia a non andare più bene. Se avete bisogno ad esempio di fare una rete privata, cioè una rete che parli, faccia parlare due virtual machine fra di loro ma che non vada verso l'esterno, o che faccia parlare la virtual machine con l'hypervisor senza interferire con la connessione verso il mondo esterno, allora dovrete giocare tra NAT, bridge e rete privata. Faccio un esempio. Io avevo la macchina Windows virtuale su KVM e l'hypervisor Linux. Avevo la necessità di sharare i dati sull'hypervisor verso la macchina virtuale. Ok, come lo facevo? Lo facevo col Samba. Allora, però il Samba, è inutile che vai sulla rete che uso all'esterno, perché un giorno mi trovo da un cliente, un giorno mi trovo da un altro, cioè reti sempre diverse. Faccio una rete privata fra l'hypervisor e la macchina virtuale e a Samba gli dico tu esporta su questa rete, cioè su questo IP address, tu ascolta se qualcuno ti fa delle domande. Sulla macchina virtuale, con lo sharing di Windows, semplicemente andavo su quella, gli avevo dato un'altra interfaccia di rete, naturalmente, rete privata, e lui andava a lavorare su quell'interfaccia lì. Quindi il traffico dello sharing di file avviene su una rete privata e non interessa invece il traffico verso l'esterno. Anche perché se mi trovo in una rete più grande, io comunque uno share Samba, è vero che ho messo tutte le mie sicurezze, però comunque uno share Samba condiviso su una rete. Ho un client Spice condiviso sulla rete, poi vi spiegherò anche questa cosa qua. Cioè un minimo di sicurezza per fare in modo che potessi vederlo solo io, insomma. Comunque, questa invece è il NAT. Queste sono le due opzioni principali. Ce ne sono altre, tipo, vabbè, rete privata, ma ve l'ho spiegata. Cioè, rete privata, semplicemente stabilisco che lui poi dopo vi chiederà, se io voglio la rete privata, vi chiederà che indirizzo metto su questa, qual è la subnet? 192.168.10.0/24, quello che volete, la netmask, in base alla netmask che mettete avete n indirizzi disponibili, ok? E quella è la rete privata. Beh, quello che dicevo prima, insomma, host privata bridge, host to host, che è la rete privata. Virsh. Allora, io prima vi ho fatto vedere il Virt Manager, ma la vera shell, come la bash lo è per il kernel, la vera shell che parla con il KVM, quindi con QEMU, è Virsh. Virsh è un tool, cioè se io scrivo Virsh invio, entro in un sottomenu.
con tutta una serie di comandi. I più banali sono shutdown, suspend, resume, save, restore, e fu è il nome della macchina virtuale. Ok? Quindi se voi fate virsh invio, vi darà una serie di, non so, per fare dei snapshot piuttosto che tutto quello che potrete fare con una macchina fisica. Ecco, vedi? Perfetto, dopo comunque ve la faccio vedere. Banalmente, se io volessi installare una macchina da linea di comando, quindi senza usare il vir manager, quello è il comando virt install meno meno connect qemu due punti slash slash system significa connettiti all'hypervisor in locale. Se io avessi un hypervisor remoto, invece di system metterei l'indirizzo IP dell'hypervisor. Lui, con quella che è la roba lì, utilizza l'SSH. È l'SSH che viene utilizzata con quel comando. Meno N, nome della macchina, virtual machine 10. Meno R, quanta RAM, 1024. Meno meno V, CPUs, quante virtual CPU. Meno meno disk, qual è il path. Naturalmente l'immagine l'ho creata prima. C'è un comando, adesso sul virus comunque c'è un comando per creare. Banalmente la potete creare anche col DD, DD, numero di blocchi, count, e vi create, tanto è solo un pezzo un pezzo di disco, insomma. Meno C, qual è l'immagine ISO da cui deve bootstrappare, che tipo di protocollo deve utilizzare, il VNC, auto console, non mi ricordo perché l'ho messo, che tipo di sistema operativo Linux, e il tipo di accelerazione, no, poi l'accelerazione, ecco, la KVM non me lo ricordo, comunque si fa un help e dice perché era un comando che io avevo che ho salvato per una cosa che avevo fatto tanto tempo fa. Il cloning, per esempio, permette di clonare un disco, ok? Cioè, se io voglio farmi una copia esatta, quello che fate con VirtualBox, clone, quello è il comando, virt clone, qual è il source host, qual è il nuovo host e il path di dove andare a scrivere il nuovo disco. Volevo dirvi un'altra cosa. E sono immagini compatibili con VirtualBox e Cuco? Mi pare di sì, non ne sono sicuro. Allora, io le avevo modificate, ma adesso vi spiego il perché. Allora, dei consigli. Adesso arrivo al tuo discorso. Usate la modalità QKV2 per creare dischi virtuali, perché sono nettamente più performanti col KVM, sia dei VMDK sia dei VDI, di tutti i formati di dischi, perché logicamente il QKV2 è stato scritto per Red Hat, quindi per le versioni Red Hat. Ma non solo, quando utilizzate il driver, cioè quando gli andate a segnare la scheda di rete, per esempio, o qual è il tipo di protocollo storage, quindi AIDE, SCSI, eccetera, eccetera, usate i driver virt.io, che sono i driver rilasciati da Red Hat, perché c'è un incremento di almeno il 60% sulle performance. È una cosa impressionante. C'è il problema quando una macchina è Windows, bisogna aggiungere un disco. C'è una procedura, io l'ho fatta, sì, bisogna aggiungere un disco con quel sistema lì, lui lo riconosce. Se una macchina Linux va in virt.io tranquillamente. Sì. La macchina Windows è un po' più complicata, però ad esempio io dopo vi farò vedere il bootstrap di una macchina Windows con virtual.io e i dischi QKV2 e vi assicuro che è un'altra roba proprio. Allora, la suite KVM ha tutto quello, funzionalità e tools, tutti e due, che vi può offrire una suite di virtualizzazione quali VirtualBox, VMware, Workstation, Parallel e Hyper-V. Cosa significa? Se voi dovete fare una conversione di un disco, nei tool di KVM c'è il comando per fare la conversione del disco. Cioè qualunque tipo di attività voi possiate fare con gli altri virtualizzatori, la si può fare anche con KVM. Quindi non pensate che ci sia qualcosa che non si può fare, anzi, forse è il contrario. C'è qualcosa che non si può fare con VirtualBox, ma che si può fare con KVM. Per esempio, VirtualBox non supporta gli host. Cioè, VirtualBox virtualizza solo nella vostra macchinetta. Stop. Ecco, per la virtualizzazione del desktop vi consiglio Spice. Cosa significa? Che quando io creo la macchina virtuale, gli dico che tipo di console vuoi usare,
nel build manager, e gli dico, invece di mettere UNC metto Spice. Spice però ti fa una domanda, ti dice su che interfaccia di rete vuoi che emetta il mio segnale, cioè mi metta a propagare il desktop, su localhost 127.0.0.1, sulla rete globale, oppure su, adesso non mi ricordo, sono tre opzioni, e vi fa mettere una password, giustamente, perché come anche VNC vi fa mettere una password, perché tu quando metti un VNC o metti uno Spice, comunque qualunque tipo di protocollo per cui tu, o l'RDP anche, non è un host to host, ma è un broadcast, cioè io sulla rete butto sto desktop, chi se lo prende? È chiaro? Per cui se non c'è una password, chiunque può collegarsi al desktop. Se io mi dimentico sloggato, chiunque si collega ed è direttamente sulla macchina, per cui almeno una password sullo Spice o sul VNC ce lo metto. Mi scarico il clientino per Linux Spicy, mi pare si chiami, ci sono diverse versioni, comunque è abbastanza semplice da trovare. A questo punto gli dico, vai a collegarti, dove gli ho detto di collegarsi su 127.0.0.1, ok, vatti a collegare su 127.0.0.1, di solito Spice, VNC non ne sono sicuro, ma mi pare anche UNC, vanno dalla porta 59.0.0 in su, quindi 59.0.0, 59.0.1, 59.0.2, 59.0.3, nel senso che la prima virtual machine, se voi non, a meno che voi non gliela specifichiate la porta, la prima virtual machine che viene su si prenderà il 59.0.0 come porta, la seconda 59.0.1, la terza 59.0.3, eccetera, eccetera. Cioè ogni macchina virtuale andrà sullo stesso indirizzo, cioè sulla stessa network, ma su porta differente, come web, come, cioè porte sì, software. C'è l'app anche per Android. Ecco. Allora, io sono andato molto veloce, ma vi assicuro che c'è tantissimo, tantissimo, tantissimo. Quello che vi consiglio è, se avete voglia, installatelo, leggetevi la documentazione, perché quello che può fare KVM è veramente tanto. Non fa niente di nuovo rispetto a VirtualBox, eh? Cioè non pensate che vi risolva la vita. Fa le stesse cose che fa VirtualBox, che fa Parallel su Mac, Hyper-V o VMware SX fa molto di più, cioè altre funzionalità molto molto più complesse. La differenza di Xen, qual è? Cioè cosa fa? Allora, di base nulla. Allora, KVM è nato, è fuoriuscito da Xen, cioè il progetto iniziale era Xen. Poi Xen ha preso una strada e Red Hat invece ne ha presa un'altra e ha preso KVM, ma siamo lì, però Xen non lo conosco benissimo, per cui preferisco non parlarne. Però è un hypervisor anche lui, cioè lui ha la macchina con lo Xen. Quando, non so se avete fatto caso, quando installate la SUSE, per esempio, arriva a un certo punto che vi dice: questa macchina è un virtualizzatore o è una macchina virtualizzata? E tu gli dici: tu sei un virtualizzatore, lui gli installerà lo Xen, la farà diventare uno Xen server, perché SUSE utilizza Xen. Red Hat invece utilizza KVM, quindi se c'è la stessa domanda, adesso non mi ricordo, su Fedora, stessa cosa, significa che lui va a installarti le funzionalità hypervisor, quindi server, del virtualizzatore KVM. Se invece gli dici no, è una macchina virtuale, lui installerà i driver, tipo Virtua.io, quelle cose lì. Insomma, si potrebbe avere KVM senza avere un sistema di Linux all'interno? No, solo Linux. Cioè, nel senso, KVM gira su. Che se Xen va bene di stare tipo un kernel suo, anche qua. Sì, ma anche KVM. Scusami, avevo capito male la domanda. Anche KVM, sì. Sì. Ci sono delle soluzioni come. Virtuali comunque un kernel di base. Sì, sì, no, ma ci sono anche commerciali. Commerciali nel senso che sono gratuite, nel senso che li puoi scaricare e li puoi utilizzare. Ti fanno pagare supporto. Adesso non mi ricordo il nome. Una, tra l'altro, è molto utilizzata. Che sono sostanzialmente dei KVM, però customizzati. Si chiamano, porca miseria, non mi viene neanche il nome, comunque sì, sono macchine, cioè scusami, sono ISO di installazione, proprio tagliate il minimo indispensabile per farli da hypervisor, quindi KVM, tu le installi e non hai niente, poi è solo un prompt,
che ti lampeggia, puoi solo come Docker. Come Docker? Come VMware. VMware, quando lo installi SX, tu lo installi sulla macchina, quando ha finito di fare la tua installazione c'è un prompt dove tu puoi solo configurare la rete, l'accesso SSH e i log, puoi vedere i log, basta, non puoi, e spegnere e accendere, non puoi fare nient'altro, perché tutto l'ambiente viene gestito da una macchina virtuale che viene installata dentro e che farà da manager per tutta l'infrastruttura VMware. Si chiama nested questo sistema, cioè, mi spiego meglio, io ho l'hypervisor 1, l'hypervisor 2 e l'hypervisor 3, il virt manager lo metto nella macchina in ufficio, ok? Quindi io sto dicendo all'infrastruttura virtuale cosa fare da un'interfaccia esterna, il software è installato sulla macchina esterna. Sulle nuove, allora, dalla Red Hat Enterprise Virtualization 4 in poi, mi pare, o 3 in poi, non mi ricordo, da una versione in poi, e VMware è sempre stata così, il virtualizzatore, cioè quell'affare che mi connette agli hypervisor per dirgli cosa fare, per installare le macchine, per spostarle, per spegnerle, accendere, eccetera, eccetera, sta all'interno della virtualizzazione stessa. È chiaro? Cioè il vCenter si chiama su VMware, è all'interno degli hypervisor, quindi io non ho bisogno di una macchina esterna per amministrare la mia infrastruttura, la macchina fa da hypervisor e la macchina che fa da controllore di tutto è dentro e si chiama nestata, cioè è all'interno dell'infrastruttura. Cioè praticamente come fosse un guest? È un guest, sì. Che accede tramite la rete? È un guest, cioè tu fai tutta l'infrastruttura, allora... Quando tu fai un'infrastruttura di virtualizzazione, prima fai tutta la parte hardware, ok? Quindi fai la rete, metti gli host in modo che siano pronti, dopodiché prendi la ISO, la butti dentro e cominci a installare. Quando hai finito, hai tutti i vari sistemi operativi con KVM, faccio per ipotesi, con Red Hat Enterprise Virtualization o che ne so io, con VMware, quello che vuoi, che sono installati, ma fra di loro sì, si vedono via rete, ma non succede niente. Allora io prendo il manager e tramite l'SSH o ogni soluzione al suo sistema la installo dentro. Con SSH, per esempio, entro, copio l'immagine, non so, l'ISO o quello che è, cioè proprio una procedura da seguire, e l'accendo. Lei quando viene su, dopodiché risponderà via, allora se io ho utilizzato, la rete l'ho configurata, cioè dall'interfaccia, dal carattere che avevo, potevo dargli un indirizzo IP a una macchina, all'altra, a quell'altra. Quando tiro su la macchina virtuale che mi fa da manager, risponderà via web, quindi io da un browser la contatto e mi si aprirà tutta l'interfaccia con primo hypervisor, secondo hypervisor, terzo hypervisor, l'infrastruttura è creata. Dopodiché da lì comincio a installare le macchine, non so, a configurare lo storage, la rete, eccetera, eccetera. Chiaro? Però è roba che, nel senso, non è, cioè, puoi fare un laboratorio a casa se hai, non so, 2 o 3 PC, ti puoi, non so, collegare a Red Hat e ti scarichi la suite, quella a pagamento di KVM. Anche lì è a pagamento solo il supporto, non è a pagamento, cioè io la ISO la posso scaricare. E me la... Guarda, faccio partire l'altra macchina con... C'entra qualcosa anche UEFI e tutte queste cose qua. Il KVM ti dà la possibilità di... Ti dà la possibilità, quando crei la macchina, di dirgli che tipo di BIOS vuoi. Vuoi il UEFI o vuoi il classico? Sì, no, lui virtualizza. Perché... Allora succede che tu nelle tue macchine hai UEFI e SecureBoot attivato, no? Sì. Però dopo vai a virtualizzare e VirtualBox. Può essere che non riesci a far partire la macchina, hai dei problemi perché c'hai attivato SecureBoot o UEFI. Il SecureBoot praticamente blocca il modulo non firmato nel momento del caricamento nel kernel. Di VirtualBox praticamente il VirtualBox non parte.
È una roba che non ho mai affrontato in vita mia, ci credo. Sì, ma a livello server non... No, ma magari ci sarà anche, nel senso che non ho mai avuto il piacere di scontrarmi con sta roba, per cui non lo so, cioè non so cosa risponderti. Ti dico, in una situazione classica problemi non ne dovrebbe dare. Ecco, ripeto, occhio perché VirtualBox è molto, cioè molto chiuso, per cui non è che dà adito a... Mentre KVM in qualche modo... Sì, era anche per capire se si comincia a utilizzare KVM, dire ok, c'è questa possibilità che mi trovi ad avere qualcosa che non funziona magari per determinati motivi che... Può essere, sì. No, che io sappia la virtualizzazione con la UEFI non ha nessuno. KVM non ho mai avuto... Che io sappia non ce ne sono. Addirittura se hai la possibilità di avere un disco magari dedicato a fare da storage per la tua infrastruttura, cioè per le tue macchine virtuali, quindi insomma, un disco a parte, addirittura ancora meglio, insomma. Cioè, però che problemi con il non penso, non mi pare di averne mai sentito, per cui forse secondo me è un problema di VirtualBox. Sì, sì, sì. Allora, vediamo un po' se riesco a... Ecco, allora, questo qua... No, questo è lo Spice, Virtual Manager. Allora, vediamo un po' dove... Eccomi qua, ecco. Allora, questo qui è il Virtual... Ah, una cosa non vi ho detto, che è molto importante. Le macchine virtuali... Io prima vi ho fatto vedere il comando per far bootstrappare una macchina, cioè per installare una macchina virtuale. Quindi con tutte le come si dice, con tutte le opzioni una dietro l'altra, quindi quante CPU, quanta RAM, eccetera, eccetera. C'è anche la possibilità di fare un dump delle macchine virtuali. Cosa significa? Significa salvare quella che è la configurazione hardware, che è questa qui, ok? Tutta la configurazione in un file XML. Quindi con questo file XML io posso utilizzarlo per esempio, prendere una copia della mia macchina virtuale, il disco proprio, o i dischi, portarli da un'altra parte, prendere i file XML e dire al comando virsh install utilizza il file XML, lui automaticamente mi crea la macchina virtuale così com'è, con gli stessi MAC address. È chiaro, perché io questa roba qui posso farla anche a mano, non ho problema, però la scheda di rete ha un MAC address, può essere che mi possa creare dei problemi cambiare MAC address sul sistema operativo, tipo Windows mi crea un'altra periferica. Chiaro? Quello che vi dicevo prima del channel Spice è questo qui. No, aspetta, questo qui, scusate, vedete, io posso scegliere Spice o VMC, posso scegliere Hypervisor Default, Localhost Only o l'interface, quindi o tutto, o Wi-Fi, UTH, tutte le interfacce di rete che ho, Localhost o Hypervisor. Hypervisor, io lascio Hypervisor perché poi dopo, adesso vi farò vedere, utilizzo utilizzo l'indirizzo di rete. Ok, questa qui è una macchina virtuale Windows, come vedete c'è il nome, l'UID che è univoco naturalmente, varie descrizioni, che tipo di emulazione viene utilizzata, questo è un grafico delle performance, il numero di processori, posso cambiare la configurazione, ma se non sapete cosa fate lasciate perdere. Questa è la RAM, il tipo di boot, da chi bootstrappare, proprio quello che fa un virtualizzatore, né più né meno. Ecco, ho delle cose in più, tipo dove che era nella rete, se non, no, nel, qua ad esempio nella parte disco posso dire come dire, vabbè, mi sembra strano. È che non la uso più ormai. Quindi. Allora, posso dire, vedete? È quello che dicevo prima, se riuscite usate questo. Non hai messo Virtual io per non cercare i driver perché è un Windows. No, 7. Mi sembra strano perché ho fatto il diavolo a 4 per metterlo in Virtual io. Facciamo così.
Io sono sicurissimo che lo ha. Il formato, ma poi potete anche eventualmente mettere il tipo di cache, no? Cioè? Il tipo di cache che potete avere sul, per esempio. Qua è un discorso un po' lungo da fare. Allora, il write back, per esempio, il write through, è la modalità con cui viene scritto il dato sul disco. Allora, con i dischi moderni, diciamo che questa cosa è un po' decaduta, perché sono molto veloci, per cui diciamo che non ha più senso. Allora, la cache sul disco e c'è la cache sul sistema operativo. Sul sistema operativo si chiama buffer cache, UBC, United Buffer Cache. Sostanzialmente, quando io ho un applicativo che dice scrivi sul disco questo dato, ok? La routine è scrivi sul disco questo dato, dopodiché aspetta che torni indietro la knowledge. Ok, ho scritto. Questa operazione però, se la lascio lineare, con milioni di scritture, potrebbe diventare che è scrivi sul disco e poi aspetti. E allora le applicazioni si fermavano. Ecco che sono stati inventati meccanismi di caching per cui qualcun altro gli dice ho scritto, vai avanti. Nel frattempo poi si prende lui in carico il processo di scrittura sul disco. Il sistema, ad esempio, di write back o write through è write back significa vai avanti che ho scritto, write through significa no, no, fino a quando non ho scritto tu ti fermi. Ok? Però ripeto, con i dischi di oggi la cosa è molto decaduta, eh? Cioè non funziona più perché ormai sono molto, molto veloci, per cui... Però se... Scusa? Con le chiavette USB forse quasi sì. Cioè, io mi ricordo ad esempio che potevano di fare sulla chiavetta, mm-hmm. Se per dire tipo la Levi prima che aveva fatto il sync dei, sì, dati, sì, non deve essere tutto, anche se il firmware è già. Bravo, scritto, quello è il tipico esempio. Se la Levi per dire... Non quello è il tipico esempio, di lui non ha finito di scrivere. Quello è il tipico esempio. Ho guardato sembra che c'è, cioè, sì, sì. Sì, sì. Ma anche con l'iSCSI funziona così. Con l'iSCSI tu hai il dato scritto che sembra scritto, ma se per caso stacchi il cavo di rete hai una corruzione del file system, perché non è stato scritto ancora, perché c'è qualcuno che lo sta scrivendo. Però attenzione, le cache sono a vari livelli, sono livelli di sistema operativo, sono livelli in questo caso di hypervisor, ma se avete degli storage sono livelli anche di storage, cioè gli storage moderni hanno tantissima cache, per cui tutto quello che gli arriva sono loro che se lo smazzano, cioè proprio tolgono completamente al sistema operativo questa operazione di scrittura. È chiaro, più sono evoluti gli storage, più hanno questo sistema evoluto di scrittura. Per cui la buffer cache una volta era importante, per esempio sul sistema Linux server, impostarla ad un valore, aveva un senso perché c'era il disco SCSI che era lento, c'era il write che era lento, per cui se avevi un'applicazione che scriveva tanto sul disco tipo un database che ti creava n, per esempio in un'ora ti faceva non so, un giga di archive log, significava che scriveva tantissimo sul disco, e allora dovevi alzare la buffer cache e dire, non so, dei miei 8 giga di RAM, 4 li dedichi alle scritture su disco. È chiaro? Cioè la frazionavi in questo modo. Ripeto, ultimamente questa cosa è decaduta tantissimo, non viene più utilizzata o comunque viene azzerata, proprio perché gli storage sono talmente... intanto sono veloci i dischi, ma soprattutto sono le cache... non costano più come una volta, sono anche di dimensioni, sono diventate molto più piccole, per cui quello che una volta si rubava lato server adesso viene dato lato storage, quindi ci sono gli storage che hanno tanta cache. Soprattutto se usi ZFS non solo, ma tu con ZFS, ed è anche l'LVM ti permette di farlo ultimamente, ma so che sta avendo parecchi casini, tu puoi utilizzare un SSD come caching. Sì, ok. Però su LVM qualche casino l'ha dato, su ZFS invece ha delle buonissime performance, ZFS è molto buono come file system. Di qualche prova che ho fatto, la cache
su ZFS bisogna mettere il nome, nessuna cache. Se metto write back o write true, non parte. Perdi. Ah, non parte proprio? Non parte. ZFS è un po'... Allora, ha delle ottimissime performance, però ad esempio di oggi la notizia che ha violato dei copyright, per cui infatti quando mi chiedevo ma perché non lo usano di default, adesso ho capito perché. Hanno violato dei copyright. Bene, vabbè, come vi dicevo prima, i modelli ad esempio delle schede di rete sono... anche qua, perché io ho messo virta io? Non capisco. Vabbè, devo aver combinato quel casino dei miei. Comunque, ci sono le classiche, non so, la A1000, l'Intel, piuttosto che l'RTL 8139, sono le schede di rete che hanno fatto storia, per cui i driver sono stradisponibili, è chiaro? E quindi, anche perché su una macchina virtuale non mi serve avere la scheda grafica, cioè di un certo valore, non me ne frega niente, è una roba dove che qua ne va. Cosa può cambiare soltanto che il sistema di est la vera o non la vera? Ma di solito sulle macchine virtuali non si fa niente di grafico. Allora, se sono macchine Linux, sono macchine in level 3, quindi solo shell. Se sono macchine Windows, c'è il desktop remoto con l'RDP. Ma di solito, cioè, non è che faccio partire un CAD. Capito? Il CAD lo faccio partire su una mia macchina e dietro non metto un virtualizzatore ma metto un HP cluster, un altro discorso a parte, è proprio un'altra cosa completamente, che ha bisogno di elaborazione e di elaborazione dati. Di solito ha un client, cioè una macchina con su un client, dopodiché su questo client io ho una connessione verso un centinaio di server che sono messi in HPC, cioè sono in una formulazione cluster in cui sono 100 macchine come se fossero una sola, e c'è un come si dice, il client qua dà a un code manager, cioè un queue manager, cioè un gestore di code che manda in elaborazione il progetto CAD ai 100 server. Nel frattempo io faccio altro, ok? Cioè viene staccata la cosa, non è più come... Non c'entra niente con la virtualizzazione, per cui schede grafiche, cose strane sulle macchine virtuali non ne troverei. Perché lavorerebbe sempre sulla CPU, penso. Sì, anche. Sì, 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 ma anche sulla la RAM è quella che... Cioè, quando tu prendi la RAM, dici dammi 2 mega sulla scheda video, li prendi dalla RAM, non è che... Sì, qui, okay. Cioè, ok, questa è una scheda... Questa qui è una macchina Windows, vediamo se parte ancora. Come vi dicevo, secondo me non parte. È normale, secondo me non parte, non so per quale motivo. Ah, ecco perché. Adesso ho capito. Beh, forse per questo, vediamo. Non so perché. Allora, force off. Ok, questo l'ho scollegato. Vediamo adesso. Dovrebbe essere un Windows 7. Ecco, a posto, benissimo, va bene, fa niente, l'importante è che i dati ci sono rimasti. Il sistema operativo è andato, ma aspetta, forse è proprio quel discorso di prima del disco in virtuale. Quindi se il disco è andato, devi attaccarlo a una macchina virtuale? Guarda, se il sistema operativo è andato. Sì, in teoria sì. Che strano. Vabbè, poco importa, è un problema di Windows questo qui, sono stato io a fare macelli. Comunque, aspetta, andiamo. Volevo farvi vedere la parte... Allora, questa qui la spengo, force off. Ok. Allora, come vi dicevo, qua io ho il localhost e sono collegato sull'hypervisor locale. Avevo un cliente che aveva un'infrastruttura Xen e banalmente io qui avevo aggiunto la connection Xen e gli avevo dato le credenziali SSH, ok? Questo era quello che lui faceva sostanzialmente,
e magicamente, cioè appena gli davo la prima connessione verso quello il primo, butta in rete quello lì. Sì, sì, verso il primo hypervisor, io dopo qua mi veniva fuori un'altra freccetta con gli altri hypervisor Xen, e c'erano qui tutte le macchine virtuali, eccetera, eccetera. Per cui, per quello vi dicevo, questo qui è un manager, nel senso che è vero che vi gestisce il locale, ma vi può gestire anche, scusate, un'infrastruttura remota, remota. Quindi se avete, che ne so io, due portatili a casa e volete fare un test, installate il KVM, fate una rete privata magari con un cavo cross fra due PC, un'altra interfaccia la fate sul Wi-Fi, installate il KVM, fate tutto quello che dovete fare, dopodiché col Virtual Manager da un altro PC, anche per Windows c'è questo prodotto qua, da un altro PC vi collegate agli hypervisor e simulate una farm vera e propria, insomma. Anzi, potete anche simulare il movimento delle virtual machine. Io qua vedete che ho il comando, qua non c'è perché non ho un altro hypervisor, ma c'è il migrate, no? Io quando clicco migrate, lui cosa fa? Prende la macchina e pum, me la sposta da un hypervisor all'altro. Qui non c'è, per cui non si può fare. Clone, è un clone classico di tutte le... Ecco, una cosa che volevo farvi vedere era questo qui. Allora, il connection. Il connection vi fa vedere intanto l'overview, naturalmente, di questa infrastruttura localhost. Se io ne avessi anche un'altra qui, il connection sarebbe, cioè devi scegliere quale delle connection vuoi andare a vedere. Ecco, vedete, qemu://system, se ci fosse tipo un indirizzo IP di una macchina remota, qua ci sarebbe il tipo di host name, cioè scusate, l'host name, il tipo di hypervisor, la memoria dell'hypervisor, quante CPU ha, il tipo di architettura e l'autoconnect, significa che quando bootstrapo, che quando apro Virt Manager automaticamente si connette a questa infrastruttura. Qua è il discorso delle reti che vi dicevo prima, questa è quella di default che trovate in fase di installazione, flegato long boot e flegato active. Cosa significa active? Significa che lui questi indirizzi IP li ha, cioè scusate, questa network l'ha tirata su. Infatti se io vado sulla macchina, e faccio un if config, vedete che ho il 192.168.122.1, che è una VIPR 0, significa che è un'interfaccia virtuale che è stata tirata su da KVM. Questa qui è l'altra rete, che è questa, la rete privata. Ok? A questa rete privata io ho dato un range che va da 2 a 5, significa che posso usare solo questi tre indirizzi IP qua, e ho dato anche gli HCP, mi pare che siano di HCP range, perfetto, scusate. Quindi quando un client viene su e ha anche lui la rete interna, va a chiedere gli HCP. Perché due? Perché l'uno l'ho dato a lui. Vuol dire che questa macchina si possono collegare solo due persone, due utenti? Due client. Gli utenti quanti ne vuoi? I client. Per cui, no, due. Dal 2, il 3, il 4 e il 5, 4 client. Perché lui alla prima macchina che utilizza questa rete gli assegnerà il 2, alla seconda il 3. Ok? Però siccome io questa qui l'ho creata solo per la macchina Windows, l'ho fatto anche per quello, cioè per non avere un range. Ma quindi quelle 4 macchine lì si vedono soltanto tra di loro? Assolutamente sì. Sulle reti del network? Assolutamente sì. Assolutamente sì, perché io qua ci ho fatto andare il Samba, non so come farvelo vedere, non mi ricordo il comando per vedere il client Samba. Comunque Samba è configurato, vediamo se mi ricordo dov'è. Ecco, vedete? Qua ci sono gli host abilitati, le interfacce, su quali reti? Scusate,
privata e la 100/24. L'utente è l'utente di Windows, della macchina Windows. Vedete, c'è questa cosa qua. Questi due protocolli qua significa che l'utente Samba è lo stesso dell'utente Windows. Cioè, mi spiego meglio. Io ho un utente Windows sulla mia macchina. Io ho creato un utente Samba identico, con lo stesso nome e con la stessa password. Questo cosa significa? Che quando io faccio il logon a Windows, lo stesso utente viene utilizzato per collegarsi a Samba. Quindi io, quando mi collego al suo share Samba, non devo mettere la password, perché è lo stesso utente, è identico. E quindi lui va diretto, si collega direttamente. Ok? E queste, vabbè, sono tutte cose di configurazione, logon, eccetera, eccetera. Vabbè, questo è un discorso di Samba che non c'entra niente con il discorso di oggi. Comunque c'è anche lo share da qualche parte, insomma, tutte queste cose che non c'entrano. Ok? Virsh, list, mi pare che il comando sia meno all, vediamo, eccolo qua, perfetto, la prima volta in vita mia che lo becco al volo. Come vedete, ho le macchine virtuali che ho qui, le ho anche qua, perché questa qui è la shell che si collega con l'hypervisor e va a leggere le macchine virtuali che ci sono, e io da qui posso scrivere virsh start winset. Capito, esempio, che era una macchina virtuale, e voi vedrete che la macchina è partita, ok? Che poi non parta, vabbè, è un altro discorso, però for soft. Ah no, ma era questa qui la macchina giusta, che stupido, scusate, sto facendo partire questa che non c'entrava niente, ma era questa qui la macchina mia, vediamo se va. Eh sì. Sì, va, così vi posso far vedere anche lo Spicy. Lo Spicy è questo. Questo qui è il client Spice. Io a questo signore gli dico collegati in localhost sulla porta 5900. Ok? Connect. Ho messo una password. Ed ecco. Come se fossi avanti alla macchina, ok, è un VNC, solo che ha queste funzioni qua di io la trovo comodissimo nella parte di USB, perché avevo bisogno di condividere l'USB senza troppe storie con la macchina Windows. Avevo una chiavetta con un certificato che mi serviva per la VPN aziendale e doveva andare diretto sulla macchina, cioè non doveva passare per, non dovevo dirgli all'host ridirigi di là, cioè ogni volta che inserivo dentro mi partiva il servizio Linux di lettura delle smart card. Ok, la gestione del USB è migliore? Con lo Spice secondo me è decisamente migliore, è molto più veloce, molto più performante come fa lo stesso lavoro del VNC, né più né meno. Però secondo me è molto più performante. Anche perché lo Spice è stato scritto da chi ha scritto il KVM, cioè più o meno la community è la stessa. È chiaro. Ok, chiudiamo sta roba. Yes. Adesso io non ricordo più quali sono i tasti per uscire. Questo. Perché fin quando lui non carica il driver non mi molla il mouse, ma c'è la combinazione come in VirtualBox per uscire, ma non mi ricordo qual è, forse che ho perso il mouse, non mi ricordo più. Comunque ok, vabbè, penso di avervi detto tutto. Non so se
manca qualcosa? Sì. No, più che altro a livello diciamo casalingo, perché forse sembra una cosa più da server, no? A livello casalingo, una volta avviato Virt Manager, sì. Ok, casomai se ti ritorna il mouse. Sì, eccolo qua. Esatto, no, per creare una nuova macchina, no, perché qua, alla qui. Fine è semplicissimo, no? Sì, sì, no, infatti da paura. Io ripeto, questa cosa qui, siccome è molto, molto banale, cioè non l'ho messa come, perché è come crearla su VirtualBox, cioè io scelgo il tipo di architettura. Ma addirittura se la scegli da solo una volta, sì, che sì, hai creato l'ISO. Io sono andato qua, però una volta che lui ha individuato che non so, è un Windows. Vista l'ISO, no? Automaticamente si carica, certo. L'architettura. È... Qua vedi, c'è anche... Prima bisogna tirare una connessione prima. No. Perché io quando faccio creare una nuova macchina, mi sembra che faccia LXC, connessione LXC. Però stato... LXC, attenzione, perché è un... sono i container, tu devi fare la connessione... Ah, ho capito, la sì? Devi fare... Ma di solito te lo fa lui di default, è questa connessione qua. Ecco, da me l'è venuta fuori, si vede che il partito... Non è Virsh... Virsh, come si dice, connect system local host, quello che vi facevo vedere prima, cioè da qui, no aspetta, però se lui, allora se lui fa partire quando tu installi KVM, ok, ma il KVM sta funzionando adesso, è l'S mode, e devi vedere che il KVM sta funzionando, poi Virsh ora avvi No, ma complicatissimo, non c'è niente di complicato, nel senso. Dai, fai una sì, dipende, perché su alcune installazioni lo fa. Su Fedora per esempio non lo fa. Su Fedora lo installi, ma fino a quando non su è un problema, perfetto, dopodiché devi dargli indietro. Però provalo a connetti così normale, basta. L'impossibile è connettersi al Virt, vedi, non ha più accesso di Virt. Però farò un molto prove di Virt. Sì, sì, no, te l'ho detto, se sono stato... No, fai installare. No, esatto. Però fai un riavvio della macchina, cioè se lo carica in automatico da solo o del servizio. Comunque per creare, diciamo, uno crea queste macchine virtuali, diciamo che sono separate. Poi usa il Virt Manager per amministrarle praticamente. Quello? E metterli insieme. Quello lì? Sì, sì, quella lì è un'interfaccia, un'interfaccia Python. Ma le mette insieme già come dicevi prima, che mette i server tra di loro in comunicazione? No. Allora, tu devi intanto dargli una stessa rete, cioè devi metterli in comunicazione fra di loro. Uno di quei due reti che abbiamo messo per l'interno? No. Quelle sono reti dedicate alle virtual machine. Ok? Io parlo di reti fisiche proprio del local host. Quel local host che vedi da sopra è l'hypervisor, che è lui, è la macchina fisica. Ok? Se io ne aggiungo un'altra, ma, ripeto, è una roba che, cioè, nel senso che puoi sperimentarci a casa. Ok? Però quasi nessuno la fa in ambiente casalingo. Se tu prendi un altro PC, un altro portatile, li metti in comunicazione fra di loro, significa che intanto devi dare un indirizzo IP fisso sulla macchina e puoi farlo con gli DHCP. Chiaro? Cioè, se tu li colleghi, ad esempio, con uno switch, tu metti uno switch fra di loro, due cavi, un cavo di rete di qua, un cavo di rete di là, ma non puoi mettere un DHCP. 192.168.10.1, 192.168.10.2, 192.168.10.3 sullo stesso switch, con i cavi collegati fra di loro. Ok, le macchine si parlano fra di loro sulla 192.168.10x. A quel punto installi l'ISO KVM, che non mi ricordo come diavolo si chiami, bare metal. Quando tu senti parlare di KVM bare metal, significa che è una ISO che fa solo hypervisor, cioè è customizzata per fare solo l'hypervisor. Quindi tu non avrai niente, non avrai desktop, non avrai game, non avrai X, non avrai neanche l'SSH forse ti mettono. No, l'SSH te la metto, stavo scherzando. Però non ti mettono niente, è chiaro. Cioè,
è una roba di 100 mega forse, cioè un ISO veramente piccola, perché fa solo quello. Ti paragonato le macchine virtuali lì e una macchina virtuale? No. 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 Come faccio? È difficile da spiegare, nel senso che... Allora, il mio local host che vedi lì è un Ubuntu che è installata su questo PC. Ok? Se io invece di installare la Ubuntu, perché la uso anche come desktop, ci installassi un bare metal qua sopra, tu non vedresti niente. Ok, vedresti semplicemente un cursore che lampeggia, una shell. Altra macchina, installo la stessa bare metal, ok? Ora, è vero che c'ho il cursore che lampeggia, ma lo so settare un indirizzo IP a mano su una shell. Boh, lo faccio su uno, lo faccio sull'altro, lo faccio sull'altro, naturalmente con 3 indirizzi diversi. Ok, ho creato... non il localhost, ma ho creato, metti che questa macchina la chiamo, gli do l'host name node 1, quella lì node 2, quella lì node 3. Io lì non avrò localhost, quando dall'esterno mi collegherò in qualche modo, ok? Non avrò localhost, ma avrò node 1, node 2, node 3. A quel punto... Quello che vedi il CP, giusto? Sì, ma tu vedrai l'host name. Lì vedrai, cioè se hai un minimo di file host, perché ce lo compili, ce lo fai... Lì vedrai i nomi, no? O vedrai 131.168. Sì, io devo capire a che livello si può andare a trovare. Cioè, se io stavo nel computer la bare metal o la servaggio. Sì. Certo, sto pervisor. In questo no, l'hypervisor è il. Allora, nel mio caso, cioè il mio PC che ho adesso, l'hypervisor è la Ubuntu con cui ho appena bootstrappato. Dove tu vedi l'immagine sotto di sfondo, dove c'è lo Spice, dove c'è il Virtual Memory. Questo è il mio hypervisor. L'hypervisor è il kernel, il sistema operativo che virtualizza, cioè che ti dà la possibilità di creare le macchine virtuali. Lui è l'ospitante, sì. Le macchine che gravitano dell'hypervisor possono essere messe in comunicazione come... di rete? Sì. Comunicazione di rete intendi? Sì. Sì. No. Allora, si può fare, sono degli esperimenti che puoi fare. È il concetto di nesting che abbiamo visto prima. Cioè tu fai diventare quella macchina FreeBSD, per esempio, che è una macchina virtuale, non so se ho capito bene, la fai diventare un altro hypervisor e ci virtualizzi ulteriormente dentro. No, è una roba... No, puoi fare, sai cosa? Puoi fare... Sì. Sì. È una roba obbrobriosa, ma si può fare. Non tutti lo supportano, però VMware, per esempio, lo supporta. E anche RHEP lo supporta. Poi, che tutto funziona è un altro discorso, però qualcuno c'è riuscito. Sì, non lo so, non l'ho mai provato, però sì, perché io ho installato, per esempio, su VirtualBox una macchina Fedora e dentro lì ci ho installato la suite KVM. Ed è partita. Per cui si può fare, sì. È un nesting. Virtualizzazione di virtualizzazione. Il processore deve essere fatta... Lo devi mettere in modalità trasparente, cioè il processore deve essere trasportato direttamente. Infatti c'è qua, mi pare che sia qui, c'è la dov'è, vedi, copy host CPU configuration, cioè glielo passa proprio secco così, cioè come se fosse la stessa CPU portata di là, però sì. Stia facendo, scusate, spengo sta macchina perché è vero che non la uso più, ma potrebbe ancora servirmi. Allora, penso di avervi detto tutto. Prima dicevi che questa è l'alternativa a fare il cluster, giusto? Sì, cioè, il cluster saranno 20 più computer assieme. Il cluster è sì. No. Allora, l'obiettivo era avere l'alta affidabilità di un'applicazione. Io ho un database e voglio che sia sempre disponibile.
Ok? Io faccio una macchina virtuale con un Ubuntu, ci metto MySQL, ci metto il mio database e il database dà servizio a dei clienti. Ok? In caso di default di un hypervisor, cioè si rompe una scheda di rete, si spacca, la CPU si brucia, va a fuoco la sala macchina, quello che vuoi, io ho bisogno che però il database sia disponibile. Per cui se io ho tutta una serie di hypervisor, l'host 1 si spegne, il database viene spostato accesa, cioè la macchina non si spegne, accesa viene spostata. Ma cosa lo fa il KVM? Lo fa il KVM, è lui che si accorge che un nodo è morto e le macchine che aveva su deve darle a qualcuno. Siccome una copia delle macchine che stavano lavorando sull'hypervisor 1 è comunque disponibile anche sugli altri hypervisor, cioè c'è tutto un meccanismo per cui gli altri elementi della farm, si chiama farm, quando tu hai tanti hypervisor. Infatti vedo che ci hanno messo nei disegni di tanti KVM, quindi lì sono delle repliche delle erano stesse. No, perché se il computer si rompe, come fa a migrare i dati? Cioè, o non può essere manuali che fai te, ci deve essere un processo dell'arma? Assolutamente sì. Allora, c'è un protocollo che si chiama IPMI, che è dedicato a questa cosa, cioè lui va a controllare tutti i nodi regolarmente e se ci sono degli allarmi, dei problemi, una rottura di un disco, qualsiasi cosa, viaggia su questo protocollo e il gestore, in questo caso il QEMU, che è il gestore, cioè l'arbitro della farm, se un nodo va giù e dice ma tu avevi in carico due macchine Windows e una macchina Linux, siccome nelle politiche di, cioè dopo quando la crei la macchina virtuale, vabbè su KVM mi sa che non si può fare, però puoi dare delle priorità, cioè tu spostati prima perché sei più prioritaria, tu che vali niente perché sei una macchina di sviluppo ti sposti per ultima, ok? Nel caso di emergenza allora. Perfetto, se una macchina muore per cui si viene dato lo spostamento, le altre macchine, anche se non hanno il carico la virtual machine, ma sanno cosa sta facendo, cioè hanno una copia della macchina, capito? Per cui... Cioè rispetto al cluster non si bilancia, cioè ognuna ha sotto N macchine virtuali, cluster, e lei lavora con quello che... Il cluster è un altro concetto. Sì, infatti da quello dicevo che senza senza entrare nel metodo. Prima della virtuale... La vecchia la scuola... Prima delle macchine virtuali... Che poi quello che hai detto che ha, sì. Prima c'erano i cluster, ci sono anche oggi. Installando. Chiaro, c'è ancora oggi, c'è il cluster, c'è. Non mai per mettere insieme la potenza di calcolo, magari, no? Per cercare di. No. Allora, anche se il nome è lo stesso, allora, cluster significa agglomerato di macchine, ok? Ce ne sono due tipi, ce n'è uno ad alta affidabilità, cioè che si occupa solo di fare alta affidabilità, e ce n'è uno che invece viene fatto a livello di calcolo. Quello di calcolo si chiama HP5, High Performance Computing. Tanti nodi uniti da un bus di rete, di solito Mirinet o non mi ricordo l'altro nome, che non sono gigabit, sono di più, cioè sono proprio delle schede di rete che costano un patrimonio perché simulano il bus interno delle macchine. Quindi tu hai 100 nodi, 40 nodi, quelli che vuoi, cioè proprio macchine fisiche che sono collegate in rete fra di loro, ma c'è un classico HPC cluster, proprio un software che li unisce insieme e dà capacità di calcolo. Se io ho bisogno di 100 processori, unisco 50 macchine a dual core, per esempio. Chiaro, no? Invece il cluster di cui parlavo io per l'alta affidabilità è proprio un'altra cosa, cioè io ho una macchina, un PC, ho un altro PC, ho uno storage, è collegato a entrambe le macchine, ho la rete che le mette insieme, qua c'è una Red Hat 6, qua c'è una Red Hat 6, c'è un software di cluster, c'è un software che dice che a cui do in gestione un database, se questa macchina si rompe spegne il database di qua e lo attiva da questa parte. Cioè, questo era il software esterno di cluster, ma funziona diverso, con logica diversa. Allora. Completamente diverso. Il cluster, quello che era una volta il vecchio cluster, cioè che c'è ancora oggi, ma ormai sta andando in disuso, si occupava semplicemente di far muovere le applicazioni, ma sostanzialmente cosa faceva? Muoveva i dischi. Cioè,
i dischi erano condivisi con, io faccio due, ma possono essere, si poteva fare anche fino a 8 o a 16, dipendeva dal tipo di software. Se una macchina moriva, i dischi che erano in carico al nodo 1, quindi i file system che erano montati da questa parte, il software di cluster con dei meccanismi capiva che questo nodo era morto o stava morendo, si stava spegnendo, quello che vuoi. Le applicazioni erano attive. Cosa faceva lui? Se ce la faceva, spegneva le applicazioni, smontava i file system, tirava giù gli IP address, andava dall'altra parte e diceva: adesso prenditi tu i dischi, perché erano condivisi i dischi, no? Adesso prenditeli tu. Se li montava, tirava sull'applicazione, tirava sugli IP address e l'applicazione era di nuovo disponibile. E nel frattempo si sistemava il nodo che si era rotto. Questo era il vecchio, c'è ancora oggi ci funziona così. Però oggi sono più evoluti, oggi ci sono i cluster paralleli. È simile allora al concetto di macchine virtuali, nel senso che in realtà diciamo per conto loro, no, però poi spostano i dati da un punto di vista male, no, come tipo di utilità, no. Cioè, no, perché tu comunque avevi un down dell'applicazione, qua invece il down non ce l'hai, la macchina è migliorato, beh caspita, vuoi dire cioè nei cluster c'era macchine che impiegavano 40 minuti a fare un boot, capisci che spostare tutto, no, a fare il boot del sistema operativo, poi spostare le applicazioni. Sì, te lo dico, io ci passavo le notti aspettando che questo passasse. No, per quello sto dicendo, la differenza è che tu, con questo, a parte che quelle macchine che impiegavano 40 minuti avevano il kernel singolo, cioè scusami, un singolo monolitico, chiaro, quello che ci piaceva tanto a fare il boot. Erano macchine con 32 CPU, erano macchine con tanti dischi collegati, cioè erano macchine grosse. Adesso la potenza di calcolo di quelle macchine era chiusa in un blade, cioè quella che una volta faceva una macchina di lunga 6 metri, adesso lo fa un blade, che è una roba piccola così. Quindi quando lo metti all'interno di un'infrastruttura di virtualizzazione, capisci che quello che ti faceva prima una macchina enorme, adesso te la fa una macchina virtuale su una infrastruttura virtuale. Ma non solo, non hai più bisogno di spegnere, accendere, fare, disfare, ma con questo sistema sì, tu. Quindi adesso hai, come dire, meno macchine che però hanno all'interno decisamente tante macchine virtuali. Decisamente. Mentre prima magari l'esigenza di una macchina, poi una macchina virtuale. Ma assolutamente sì. Anzi, ti dirò di più. Fino a qualche anno fa c'erano un sacco di data center dove all'interno c'erano delle macchine che addirittura non sapeva nemmeno cosa facessero, e magari venivano acquistate per un progetto, venivano utilizzate per fare un test, dopodiché rimanevano accese lì e non si sapeva cosa facessero. Con questo sistema qua adesso tu hai non solo, cioè hai anche la possibilità di, cioè se la macchina non sta facendo niente, non occupa memoria di CPU e RAM, dico che la spegni, ma non va a occupare le risorse delle altre macchine. Cioè, tu hai eliminato tutta una serie di server fisici, virtualizzandoli, ma soprattutto le risorse, cioè, se tu hai 100 macchine... Bravo. Tu hai 100 macchine, di cui 10 di produzione, 50 di test e sviluppo e 40 di giochi, fai quel cavolo che vuoi, insomma, che erano fisiche, tu le virtualizzi, ok? Le virtualizzi qua dentro, magari le dici di produzione e fai fisica perché hai bisogno di potenza, ma tutto il resto lo fai in un ambiente virtualizzato. Cosa succede? Che intanto spegni 90 macchine, spegni 90 server fisicamente che ti consumano corrente, ma soprattutto quando tu di quelle 90 macchine utilizzi il 100% della potenza, mai. Per cui fra di loro, con gli hypervisor, si gestiscono le risorse. Ecco perché ha cambiato completamente il modo del mondo. Cosa, scusa? Sì. Con delle priority, tra l'altro, tu puoi dare una macchina più priorità rispetto a un'altra, è chiaro. Oppure, sì, non è così. Allora, la differenza tra il KVM e i prodotti commerciali sta proprio in quelle cose lì, cioè andare a fare il fino su CPU da dare, memoria da dare. Ci sono addirittura dei software a pagamento che vanno a vedere in tutta la farm, no? tutto il gruppo degli hypervisor, se ce n'è uno che sta soffrendo e ce n'è un altro che non sta facendo niente,
gli sposta automaticamente le macchine, cioè fa un balancing delle macchine virtuali su tutta la farm in modo da, come si dice, bilanciare il carico su tutti i nodi. Cioè, noi stiamo parlando di un hypervisor, due hypervisor, tre hypervisor, ma le infrastrutture virtuali oggi sono composte da 10, 15, 20 hypervisor, ma non roba così, cioè dei BL850 che sono 16 core, 5 giga di RAM, cioè sono veramente delle bestie incredibili. Camere di commercio, che è qua a Padova, che fornisce camere di commercio a tutte le camere di commercio d'Italia, infocamere, ha una farm di non so quanti hypervisor, ma penso un centinaio. Per cui quando tu apri il manager, loro non hanno capoguerra, non VMware, ma quando apri il manager hai una sfilza di roba che non finisce più, capisci? Per cui, e hanno migliaia di macchine virtuali, per cui capisci che se tu ne devi amministrare due o tre è un conto, ma quando ne hai migliaia, il carico è difficile gestirlo, no? Come fai a capire? Cioè dovresti metterti a guardare tutti i vari grafici, questi sono dei prodotti a pagamento che costano un botto, che ti fanno questa cosa qui, no? Che ti bilanciano le macchine in automatico, se vuoi, se no lo disabiliti e non lo fa. Ma per me quel passaggio che dicevi lì velocissimo, di avere ovviamente una rete velocissima, anche ovvio. Infatti. Non è che possa essere ormai il disco comune per. Il disco comune ha poco importanza. Oddio, ce l'ha, ma non è così necessario. È importante avere la rete dedicata. Non a caso, quella rete si chiama. Allora, qua si chiama migration su KVM, su VMware si chiama VMotion. Quando tu installi il VMware ti chiede dove vuoi fare la VMotion, ecco, quella rete lì viene dedicata solo a quello, ma sono reti gigabit, solo a quello, cioè non si fa altro, è chiaro, su quell'interfaccia di rete non si fa altro. Cioè mi dici che interfaccia di rete devi usare per fare questo? E lui è bravo, e lui utilizza solo quella rete, anche nell'RHIV, che è la versione a pagamento, tu stabilisci qual è la rete in cui lui sposta le macchine. E quella rete lì non passa dati, non passa niente, passa solo quella roba lì. È una rete fisica o internet? Dipende, puoi fare sia una rete fisica che una rete virtuale, dipende. No, è scusami. È fisica nel senso che sì, cioè, sì, però le varie macchine specificamente quei servizi lì, cioè delle schede rete collegate, sì, con degli switch magari. Una, due, tre schede di rete, sì, dipende. Sì, sì, solo per fare quella roba lì. Perché cioè, non riuscireste a passarci dietro, insomma. Dipende con quella gruppo di là. Ma allora ti dico, fare una VMotion di una macchina semplice così, basta anche una 100 megabit. Non pensare che voglia moltissimo. Il problema è quando le macchine sono tante. Allora, allora sì. E 10 invece che una. Però con delle gigabit hai già delle buone, delle ottime, anzi ottime performance con la gigabit. Ci sono delle interfacce di rete sulle infrastrutture Blade, per esempio, che vanno oltre i 10 giga. Siamo arrivati a 40 giga. I dati sempre in un posto condiviso da tutte le sì. Cioè, quei dischi ospitati in macchine che non sono quelle che possono. Ma di solito i dischi sono esterni. Sì, sì, vedo macchine con i dischi, specificatamente quei dischi, cioè tipo, no, adesso dico un NAS, ma non un NAS. Ah, sì, sì. Allora, puoi partire banalmente da un altro PC che esporta in NFS, no? Ecco, quello è un esempio. Dedicato a... Un NAS con CIFS, sì, sì. L'importante è che siano condivisi. Ci sono diversi protocolli. Che tu al dici che i dischi sono là, sì, e non tutto il programma, sì, sì, lo dici qua, non fisicamente, qua, in questo pezzo qua. Adesso qua vedete un macello perché sono io che faccio casino, però qui tu puoi dirgli, come si dice, lo storage, siccome io qua ho solo un disco, se non è un altro, però in infrastruttura o un NFS che arriva, qua lo aggiungi. È chiaro? Tipo di file system,
l'Aster SCSI, Logical con l'LVM, le multipath con il Fiber Channel, SCSI, file system preformattati, o anche solo una directory, voglio dire. Dipende come gliela presenti, perché il come tu la presenti ai host, a lui non gliene frega niente. È un problema che lui non vuole neanche vedere. Sì, ma è una cosa che lui vuole, cioè lui ne vuole rimanere fuori, vuole che questa cosa sia mai normale, cioè anche VMware fa sta cosa, per cui VMware si chiama data store, qua si chiama storage pool, cambia il nome ma il concetto è lo stesso, no? È chiaro? Tu qua gli dici qual è lo storage che devo utilizzare, logicamente io sulla mia macchina non ho niente, cioè nel senso ho due partizioni di un disco, per cui vabbè, io poi dopo ho fatto casino io, nel senso che io ho messo dentro delle directory eccetera eccetera, però è qua. Qui avete anche il dettaglio per esempio dei dischi, no? Cioè proprio del file, no? Il file, come si dice, la dimensione, il tipo di formato e da chi è utilizzata, no? Vedete? Per la condivisione di dati, cioè su un'installazione casalinga, diciamo, un sistema operativo installato sul nostro PC, ho visto su disk c'è condivisione, non è condivisione... Sarebbe la stessa cosa, ma a me non ha mai funzionato, io ho usato il Samba. Tu configuri un Samba? Sì, banalmente. Mm-hmm. O l'NFS, fai un NFS e risolvi i tuoi problemi, perché... fa la stessa cosa di VirtualBox, che tu metti, condividi la cartella, però se tu stai usando Linux con un virtualizzatore Linux su una macchina, quella che vuoi, non puoi usare la condivisione di VirtualBox, è una questione di, cioè, di concetto proprio, è una questione di concetto, non puoi. Per fare una serata su Samba. Ma guarda, ci sono dei tool che te lo configurano in automatico, è proprio... Tipo? Non mi ricordo più, a vedere. Tipo Gadmin. Ma giusto, però, secondo me, fai un tentativo prima senza. Fai un tentativo senza tool, installa Samba, e fai un tentativo senza, prenditi il conf, tanto il conf ha delle opzioni, sono abbastanza documentate, e ci provi. Sì, però non puoi farlo con la rete con NAT, giusto? Con? La rete con NAT. Non viene, no, aspetta, attenzione, attenzione, se tu fai una condivisione Samba, cioè, esporta tutto, no, esporta tutto, senza dargli le reti, tu che sia NAT, che sia Bridged, che sia... L'importante è che si parlino. È chiaro, cioè se tu metti un Bridged e hai una 192.168.10 e il Samba lavora solo sulla 10.10.10, non si parleranno mai. È sulla chiaro. Stessa rete, sì. Devi mettere sulla stessa rete. O sulla stessa rete o su delle reti che siano comunicanti, che siano ruotate fra di loro, cioè che possano parlare fra di loro. Con Bridged ce la fai, se invece hai la macchina con NAT. Non ti posso dare una risposta a questa cosa, dipende. Cioè puoi farlo, però se vorranno adesso con NAT all'interno di limitare la condivisione Samba, da fuori non la vedi. Ripeto, dipende. No, aspetta. Allora, se tu il Samba lo fai ascoltare su tutto e sei collegato sul wifi di casa tua, tutti i PC di casa tua potranno comunque in qualche modo accendere al tuo Samba. Utente passa, sanno che c'è, capito? Una macchina Windows sulla tua... Perché? Perché tu sei sulla rete a casa tua, sei sulla stessa rete. Chiaro. Se tu il Samba, come ho fatto io qua, per esempio, lo configuri per ascoltare solo sull'interfaccia 192.168.100 0/24, tu per arrivare a quel Samba lì devi avere una macchina che abbia almeno un IP address sulla 192.168.100.0 10, 15, 20, quello che vuoi, insomma. Allora sì. Ma perché? Perché ha configurato Samba perché lui ascolti solo ed esclusivamente su, cioè, perché lui autorizzi i client a collegarsi solo su quella rete lì. Ma l'ho messa io con la riga, se tu prendi il Samba di default non c'è quella riga. Lui esporta su tutto. Chiaro. Ma non è solo Samba,
attenzione, non è solo Samba, SSH, Telnet, web, HTTPS, tutto quanto. È un discorso di networking. La sicurezza di BSC è relativa, perché basta che si connette un server di fisso. Ma era la mia rete interna. Esatto. È la mia rete interna, il mio DHCP server che gli deve dare un IP, è impossibile. Non ce la farò più. Tu per collegarti da fuori come che fai? Non posso? No, non posso. Non posso. È una rete interna. È una rete interna. No, 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 no. È una rete interna mia. È una rete interna dell'hypervisor, per cui nessuno potrà mai. Cioè, o vado, arrivo da un cliente che ha 192.168.100 e allora avrei un problema. Vabbè, avrei un problema, nel senso che io dopo avrei un DHCP server che dà IP sulla 192.168.100 e il cliente mi dice: oh, cosa stai facendo? Spegni subito quella roba. È chiaro? Sì, perché quello dopo di me che accende il PC, magari invece di prendere l'IP dal DHCP server aziendale, lo prende dal mio PC. Però è una roba veramente. Sì, sì, no, vabbè, ma cosa di benissimo, grazie mille. Ciao.